Primo match ufficiale della stagione, questa sera alle ore 21 allo Stadio Adriatico, derby di Coppa tra Pescara e Pineto. Telecronaca differita del match domani alle 14.30 su Rete 8, mentre al termine dell'incontro, sempre su Rete 8 in diretta, le interviste dalla Mix Zone. Il tecnico biancazzurro Silvio Baldini ieri in conferenza stampa ha annunciato l'11 che scenderà in campo con Staver confermato terzino destro, Pierozzi partirà dalla panchina, la formazione del Pescara, Plizzari tra i pali, Staver, Brosco, Pellacani e Moruzzi in difesa, Franchini e D'Adasso in mediana, Bentivegna, Tuniov e Cangiano a supporto dell'attaccante centrale Edoardo Vergani. Il tecnico del Pineto Cudini dovrà fare a meno di tanti effettivi in difesa, non ci sarà l'ex Gianmarco Ingrosso in attacco, spazio a Nando Del Sole. Andiamo ad ascoltare le parole in conferenza stampa del tecnico del Pescara, Silvio Baldini. Lei parlò di senza peli sulla lingua nella prima conferenza, è inutile girarci intorno, siamo qui a Pescara per vincere. Razionalmente e tecnicamente, per poter provare a lottare per questo obiettivo, quanti giocatori importanti devono arrivare ancora in sede di mercato? Se si usa la razionalità, te l'ho detto anche la prima volta, sono pessimista, perché arrivi in un posto dove trovi una contestazione, dove trovi che c'è malcontento, e quindi come fai, capito, razionalmente a pensare una cosa del genere? Come hai detto, io non devo pensare a queste cose, io devo pensare solo, come si dice nella vita, esistono i miracoli. Esistono, perché ci sono le persone che dicevano che devono morire perché hanno un tumore, e poi questi continuano a campare. E quindi perché il Pescara, se succedono i miracoli, non può succedere il miracolo? Siamo partiti da Galeone, che mi raccontò Gasperini, e può darsi che anche noi ci siano dei giocatori che magari, come all'epoca, che erano sconosciuti, che poi hanno dimostrato di avere un certo valore. Se vuoi che faccio un allenatore, mi devo alzare e andarmene. Giocheranno Pellizzari, giocherà Cornelius, il ragazzo moldavo lì. Sì, anche perché Pierozzi è arrivato giovedì, e quindi prima c'è sempre rispetto per il lavoro che si fa, e quindi anche se Staver lì gioca in un ruolo non suo, io preferisco metterci sempre la faccia di fronte al risultato, che quello che conta è prima di tutto la dignità, e la dignità devi dare rispetto al gruppo, rispetto a tutti quelli che si sono impegnati, che hanno lavorato, e quindi io scelgo la strada sempre più difficile, ma sicuramente la strada in cui almeno le partite si possono perdere, ma la faccia, quella non si perde mai. Aspetta, finisco, poi c'è Brosco, così almeno avete da scrivere. Brosco, Pellacani, Moruzzi e Franchini, D'Agasso, Bentivegna, Giorgi lì, Tungiov, e Cangiano e Vergani.